come ci fa molto piacere avere oggi con noi, andiamo a casa sua, la fantastica Malika Ayan. Siamo da te, eccoci qua. Eccola, bellissima. Eccovi. Come Quindi stai? Invece di Roma avete Milano. Beh, vabbè, una bellissima cartolina. Come stai Malika? Benvenuta. Io sto molto bene, buon pomeriggio a voi. Allora, che ci racconti? Naturalmente ci colleghiamo con te, questo è il momento del sorriso. Milano in questi mesi, insomma, ha molto sofferto. Ancora adesso sta, proprio come dire, galoppando per uscire dal tunnel. Come l'hai vissuta tu questa quarantena? Beh, come tutti in realtà. Quindi umori ballerini, momenti di sconforto alternati ad altissimi buon umori. E niente, come tutti semplicemente. Mi chiedo scusa perché un po' dico e quindi faccio fatica a capire quello che dico. Sai, noi oramai siamo cintura nera di collegamenti Skype, FaceTime. Proprio infatti siamo noi manteniamo diventati... i silenzi in attesa che voi ascoltiate per rispondere, perché oramai abbiamo capito che ci sono dei tempi. Silenzi per cena, Malika, stavamo giusto evocando la tua canzone. Non solo per cena. Senti Malika, tu hai scritto, fra l'altro insomma hai sempre delle mise meravigliose, dei look pazzeschi, tu qualche giorno fa sui social hai scritto che in queste giornate ti vesti sempre come se dovessi andare a fare delle passeggiate a Parigi, lo fai perché? Perché questo ti mette in qualche modo, no, di buon umore, perché aiuta ad affrontare le giornate? E quello senz'altro, proprio perché comunque il tempo non si è fermato, no? E noi non possiamo fermarci, mi sono guardata intorno e mi sono ricordata che ogni volta che mi capita di dover viaggiare presto una particolare attenzione a tutto quello che metto via, sapendo che non potrò indossare nient'altro. E quindi l'idea che mi sono data è che metterci nella migliore versione di noi, almeno esteticamente, non può che aiutarci a riconoscerci un po' di più, quindi ad affrontare con più buon umore tutta la giornata che ci aspetta. Complimenti per i look, in maniera particolare per gli orecchini, perché devo dire, insomma, grande invidia, ogni giorno hai veramente sfoggi degli orecchini meravigliosi. Senti Malika, te ne farò avere. Ti sei inventata una cosa molto carina e nuova, questa decameretta. Vogliamo vedere che succede e poi ci racconti? Sì. Guardate. Buongiorno a tutti e bentornati in Decameretta. Il tema del giorno è si vede dal mattino. Parliamo di presupposti, di pensieri che ci fanno sorridere appena aperti gli occhi. Se nella vostra vita c'è qualcuno che vi fa pensare io sono te, o viceversa, tu sei me, allora dovete aprire lo champagne. Oggi sarebbe bello concentrarci su tutte quelle volte in cui l'esperienza di un errore porta a una nuova possibilità. Perché, no, si sbaglia tutti, si sbaglia sempre, si sbaglia tanto. E come mi ha insegnato Caterina Caselli, vince chi sbaglia di meno. Quindi non vince mai nessuno alla base. Siamo sempre in grado di vedere le cose nel modo giusto alla prima impressione? Possiamo sbagliarci, possiamo contraddirci? Quante volte ci capita di cambiare idea? Fatecelo sapere. Hai capito? Bellissimo, cioè una specie anche di psicologa, Malika, cioè tu hai affrontato i social, no, non soltanto attraverso la musica, ma attraverso, come dire, queste condivisioni anche di riflessioni importanti. Ma sì, quello che mi interessava fare era riportare tutta una condizione il più umana possibile, nel senso che la Decameretta nasce insieme a delle persone che mi seguono dall'inizio, no? Che quindi chiamare fan è riduttivo, che si chiamano Andrea, Martina e Martina, abbiamo Alice, un sacco di persone che tra i 15 e i 45 anni e sta tutti i giorni a condividere con me e con chi ci legge delle proposte di lettura, ma anche di esperienze personali inerenti a un tema. Raccolgono inoltre il materiale che ci mandano da casa, e proprio perché in questo momento la cosa che è la lezione più importante che possiamo imparare è quella che siamo tutti uguali. Quindi invece di relazionarci cantando io per gli altri, che è una cosa che comunque faccio sempre con massima gioia, la cosa più bella del mondo, però proprio mettersi tutti alla pari e quindi in un'ottica di condivisione che secondo me arricchisce alla fine. È molto bello. Senti Malika, in questo momento tutti ci siamo un po'
attrezzati, è il termine giusto, per fare attività fisica a casa. Abbiamo scoperto che con le bottiglie, con le sedie si può fare veramente di tutto. Tu come stai facendo per mantenerti in forma? So che c'hai un segreto. Ma è più che un segreto, un sacco. E poi con il gruppo della palestra di pugilato ci sentiamo ogni giorno e c'è uno spaccio clandestino di circuiti per riuscire a non arrivare a 200 kg. Senti Malika, tu sei in questo periodo in casa con tua figlia, no? Mia ha 14 anni, insomma io lo vedo con i miei 4, insomma gli adolescenti fanno un po' fatica a stare così tanti giorni reclusi, ecco come vive lei questo periodo e soprattutto anche il vostro rapporto, come è cambiato? Io trovo che sia straordinaria e spezzare una lancia a favore di tutti gli adolescenti, anzi ho letto un articolo su 7 la settimana scorsa, credo, proprio a proposito del fatto che a differenza nostra loro, gli adolescenti, sono molto più agili ad adattarsi e a gestire questo tempo in un modo anche costruttivo, essendo loro abituati a parlare con i loro amici via web. Certo. e a vivere la loro privacy come qualcosa di prezioso, penso che anche aggiunta al fatto che non si lamenti mai, che sia veramente, veramente, veramente brava. Ottimo. Senti, invece le coccole, gli scambi di coccole che invece fate fra amici? Ah beh, quelli sono i miei preferiti. Io mando cibo. Anche qui c'è cibo. La cucina, Alberto, anche qui c'è la cucina, vero? Io distribuisco vasetti di ragù in giro per la città e in cambio ricevo dei Bloody Mary, quindi c'è proprio... Beh, mi sembra un ecoscambio. Però è vero che sempre in questo momento... Pomodoro si tratta. Lo so, in termini di calorie credo che ci sia qualche piccolo problema, Senti... Però... Sì, scusa. No, Alberto. Dico, il bello di questo periodo è che si riscoprono i vicini di casa, ogni tanto noi suonano, tu abbiamo fatto la pizza, quindi a distanza, però c'è questa solidarietà tra vicini che è molto carina, devo dire, a me nel weekend mi arriva sempre qualcosa e io gradisco perché capisci che durante la settimana... Stai facendo un invito, già vedo che ti stai preparando per il fine settimana. No, l'altra volta ho parlato della pastiera, la pastiera è arrivata, adesso basta anche perché andiamo verso, diciamo, la forma fisica, speriamo. No, però vorrei concludere con una cosa bellissima che ti è successa pochi giorni fa, perché insomma i social sono meravigliosi, tu pochi giorni fa hai rincontrato, ti ha scritto una tua professoressa del passato... È bellissimo, no? Che poi in questi momenti anche di solitudine poi si ripresentino delle persone che magari insomma non avevi dimenticato ma di cui avevi perso le tracce. Beh, la mia insegnante, la professoressa Florio, la mia insegnante di lettere delle medie, è quella che mi ha insegnato prima degli altri a credere in me stessa, no? Nelle mie qualità, che quelle che potevano rendermi una pecora nera potevano anche essere le stesse che mi avrebbero distinta con un certo essere eccentrica, no? E devo dire che nel corso degli anni mi è capitato di rincontrarla, ma la fortuna di essere diventata una personalità popolare è anche quella di comparire ogni tanto su un quotidiano, come in questo caso sul Corriere della Sera, in cui parlavamo della decameretta, e quindi poter essere rintracciata con più facilità. Lei è meravigliosa, quindi... anzi, io ne approfitterei per ringraziare tutti gli insegnanti che in questo periodo si stanno trovando a gestire la scuola, certo, in un modo che forse non avrebbero mai immaginato, e loro sono veramente ancora gli unici che possono arrivare a comprendere e a guidare i nostri ragazzi come se fossero loro. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti. Senti Malika, prima di salutarti ti ringraziamo, ma vogliamo approfittare di te perché tu sei, insieme a tutti i tuoi colleghi, in prima linea per questo appello che riguarda tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che vivono un'emergenza nell'emergenza, possiamo dire. Allora, grazie di aver ricordato anche questo appello. Tra le categorie più colpite, chiaramente noi artisti siamo coinvolti perché è il nostro settore, e quindi senza nulla togliere a tutti i lavoratori che in questo momento stanno avendo grandi difficoltà, ma la categoria dei lavoratori dello spettacolo, quindi non
le star, quindi non i grandi manager, i pezzi grossi, ma i tecnici, i costumisti, i ballerini, gli insegnanti di musica, i tour manager, no? Che per ognuno, ogni musicista ha una sua squadra di riferimento. Io potrei fare almeno 40 nomi e cognomi e la mia è una squadra relativamente piccola. Quindi tutte queste persone in questo momento non hanno cassa integrazione, non hanno nessun tipo di tutela, e dal momento in cui non si sa quando potremo tornare a lavorare, sarebbe bello che, insomma, chi di competenza dedicasse un pensiero e anche un'azione pratica a questo tipo di lavoratori. Grazie Malika, per il tuo impegno, per quello che sei. Buona giornata, tanti auguri, speriamo di vederci presto. Grazie Malika Ayan, a presto. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Canzone meravigliosa.